giorni o era un contatto telefonico? No, ho staccato all'inizio, sono riposato, sta settimana ho avuto un problema mio di denti così, quindi ero in contatto per cercare di ultimare le ultime cose col direttore. Sono molto contento di andare in ritiro con la quasi totalità della squadra, quindi la società è stata, il direttore e il presidente sono stati molto bravi ad accontentarmi sul fatto di avere quasi completata la squadra, e quindi sono molto contento di quel, del lavoro fatto dalla società e dal direttore, perché per me il ritiro, come avete capito, è un periodo molto importante dove si costruiscono le basi per un campionato difficile come quello della Serie B, quindi partiamo col piede giusto, perché non è da tutti avere quello che l'allenatore ha adesso, come ho avuto io, cioè quasi totalmente la squadra completa. Sono 6-7 giocatori, no, adesso non ti chiedo di esame nessuno, uno, però intanto ce n'è due che hai già avuto, per cui erano penso nelle liste, diciamo, dei tuoi desiderata, immagino, no? Su Della Rocca, su Capelli. Posso prima di prima, sapete che prima di prendere i giocatori tecnici noi puntiamo sulla moralità dell'uomo. Questi io li conoscevo avendoli avuti, Capelli per 2 anni, ed è un leader nato, quindi un giocatore importante, un giocatore che poi ha passato dove ha vinto anche tanti campionati. Della Rocca l'ho avuto nella sua migliore stagione, secondo me, che ha fatto, perché ha fatto 38 partite dietro fila ed è un giocatore con una intelligenza tattica importante, ha una struttura di giocatore importante perché la Serie B ci servirà. E quindi poi tutti quelli che sono stati presi, abbiamo sempre puntato sulla prima cosa, moralità, o il direttore li conosceva o ci siamo informati, quindi sono state tutte scelte ben ponderate. Ieri sera abbiamo chiuso secondo me con un giocatore che dovrà essere inquadrato, che ha delle qualità importanti, quello che avete appena adesso presentato, ha delle qualità importanti, secondo me messo nella condizione migliore può avere quelle qualità che il Padova deve avere. Alla materia prima, a cui ti piace lavorare, ecco, bravo, è un diamante grezzo, come sempre riuso i termini che ho usato l'anno scorso, è un diamante grezzo, va sgrezzato, va messo nelle condizioni di farsi sì, perché anche il calcio di adesso bisogna lavorare, bisogna mettersi a disposizione del gruppo, le sue qualità sono importanti, quindi dovrà mettere a disposizione del gruppo. Sul piano della preparazione fisica, adesso campionato B ha più partite e più turni infrasettimanali e aspettano un secondario, si torna ai 3 cambi anziché 5 perché erano un ottimo. Allora, voi avete già lavorato tanto, sappiamo quanto lavorate, adesso dovete ulteriormente fare uno step in più sulla quantità del lavoro o pensi di ripartire quello stesso lavoro su più giocatori? No, tanto partiamo con un grande vantaggio, che quello che abbiamo lavorato su quelli che sono rimasti non è sia disperso ma è ancora da integrare. Sui nuovi, siccome li abbiamo messi al corrente, questa settimana hanno anche integrato con il mio staff qua, dobbiamo aspettare, avere un po' più di pazienza. È chiaro che dobbiamo su quei vecchi incrementare qualcosa, forse più sulla specificità che sulla quantità. È chiaro che sui nuovi dobbiamo creargli quello che noi abbiamo creato l'anno scorso. Presso poco la preparazione, la quantità varierà di poco, di poco, di poco. Che sensazioni da tornare qui dopo comunque più di un mese e mezzo, insomma, tornare, ripartire dopo la bellissima stagione dell'anno scorso? Da un lato ho dei ricordi bellissimi, però li devo subito accantonare, devo pensare che ci sarà una stagione difficile, dobbiamo lavorare ancora di più per non cancellare quello che di bello abbiamo fatto, e quindi ho ancora molte più motivazioni di quelle che ci sono venute l'anno scorso. So che la gente sta rispondendo molto bene, gli faccio ancora di più un appello dicendo venite allo stadio a sostenerci, perché sarà un campionato più difficile, quindi abbiamo bisogno di voi. E sul piano dell'impegno
mantengo quello che ho detto l'anno scorso, non li tradirò mai, perché ci sarà il massimo impegno a parte mia e da parte dei miei giocatori. Sulle vittorie quest'anno non è che ne possiamo dire ne vinceremo tante come abbiamo vinto l'anno scorso. Ce la metteremo tutta per vincere più. Padova dovrà andare su ogni campo e cercare di imporre le proprie idee. Sicuramente sarà più difficile, ma sono convinto che alla fine anche noi diremo la nostra. Che Serie B si sta prenotando? Perché oltre agli squadroni, quelli retrocessi, Palermo, eccetera, Cremonese, Perugia, Brescia, sono anche squadre che si stanno rinforzando parecchio. Secondo me quest'anno sarà un campionato molto più difficile dell'anno scorso. Perché come hai detto te, oltre alle retrocesse ci sono tre squadre che da quello che hanno fatto trapelare vorranno puntare direttamente alla promozione. Però noi siamo lì, ce la giocheremo, ogni partita andremo a cercare di vincere, sappiamo che il nostro primo obiettivo è il mantenimento di categoria, ci abbiamo questo obiettivo, poi piano piano vediamo di che pasta siamo fatti. Noi rispettiamo tutti, però sappiamo di avere la nostra forza, la nostra consapevolezza, la nostra unione società, staff tecnico, giocatori e tifosi, penso che sia un'unione che non bisogna disperdere, bisogna lavorare su questo. Salto di palo in frasca, mi viene in mente, fate quella seconda parte di ritiro sull'Appennino Romagnolo, che è una zona che tu conosci, insomma, l'hai chiesto tu anche di poter fare, come è nata questa... è nata perché memory che la settimana che abbiamo fatto qua di ritiro è stata tremenda e abbiamo speso secondo me un fracco di energie fisiche. Avevo chiesto alla società se poteva fare una terza settimana, su non c'era posto, abbiamo cercato da varie parti, poi si è aperto questo spiraglio in base anche, siccome io conoscevo il posto, la località che ci ho fatto a quattro ritiri, gli ho chiesto anche un favore economico, si viene incontro. Si è trovato questo spiraglio, ma non perché ho chiesto di andare là. No, anche perché lì è un posto, conosco che si lavora molto bene, fresco. 750 ore, hai la giusta via di mezzo. Sì, in più è come a Masene che c'è campo e albergo attaccati e quindi non c'è spostamenti, che secondo me è un'altra cosa che a Masene è fondamentale. Partite in 35, ci sono anche giocatori che comunque sono in uscita e... È un problema avere tutta questa... Allora, è un problema lavorare con tanti giocatori. È chiaro che io devo lavorare chi ho nella mia testa. Non devo mancare di rispetto a nessuno, ma devo fare delle scelte. Io sarò grato a quelli che hanno vinto e hanno portato in Serie B il Padova, sarò grato per tutta la vita. Però devo fare delle scelte in base al budget, in base a quello che devo fare. Quindi non è una mancanza di rispetto se dovrò lavorare con qualche giovane, casomai tralasciare qualche vecchietto, fra virgolette. Però è il calcio di adesso. Vado a vedere che la Juve ne ha giocatori fior di campioni uguali, il Bologna ne ha 10, il Chievo ne ha 12, 15. Però sarò grato per sempre a quei giocatori che mi hanno portato in Serie B l'anno scorso, il Padova insieme a loro. Però, come ho sempre detto, io devo fare delle scelte e le farò anche quest'anno in base a quello che mi darà il campo. Quindi nessuno avrà dei privilegi per chi hanno vinto il campionato. Se Piovanello, adesso mi viene da dire che è il più giovane, no, forse ce n'è più qualcuno più giovane di Piovanello quest'anno. Moro, che è nel 2000, è più bravo di Capello, giocherà Moro, perché io devo fare il bene del Padova e di chi ci viene a vedere e della mia società. Ci sono tanti giovani, mister, anche in porta c'è questo ballottaggio che probabilmente risolverei in ritiro tra Perisan e Merelli, anche questa è una scelta, immagino, che tu hai avallato in pieno nel portiere giovane. Sì, abbiamo avallato insieme alla società, abbiamo ponderato bene la situazione, era sempre per far quadrare sempre quelle situazioni, abbiamo fatto una scelta, il ballottaggio ben venga. È chiaro che poi dopo, quando si arriverà al campionato, dovrò dare una linea diretta. Sono due giocatori, secondo me. Uno, scusate se sbaglio, mi sembra che sia diventato proprietà del Padova. Sì. Ecco, è una prospettiva che mi è sempre piaciuta, lo conosco e secondo me potrebbe diventare un portiere forte. L'altro me ne parlano tutti strabene e quindi... Mi partono 50-50. E quindi...
chiaro che se c'è un occhio di riguardo lo do al nostro, però è chiaro che partono lì. Abbiamo fatto questa scelta perché secondo me in Serie B ci vuole determinate situazioni e abbiamo fatto questo. A posto.